Se avete bisogno di crediti, vi lascio in descrizione il sito FIFA Coins Zone, un sito molto veloce, molto affidabile e molto molto economico. Ma Di Maria vale i soldi che costa o no? Questo è l'interrogativo iniziale e il nucleo di questo video. Benvenuti a tutti, questa sarà una recensione di Angel Di Maria, il COC del Manchester United. Devo dire che comunque è un giocatore che mi ha sorpreso perché io me l'aspettavo bene o male come l'anno scorso o comunque in questi 2 anni, FIFA 13, FIFA 14, un giocatore sì buono ma non così clamorosamente forte. Infatti comunque negli altri FIFA non costava molto, sì 20.000, che comunque è una spesa abbastanza importante per molti, però per molti comunque sono spiccioli. In ogni caso, Di Maria è davvero un giocatore che li vale i soldi che costa. Voi ci andate a spendere 200.000, ma siete sicuri? Ma su PS, su Xbox 140, ma siete sicuri che comunque davanti, insieme ai vostri attaccanti di riferimento, avrete un trequartista che il suo lavoro lo sa fare ottimamente? Vale i soldi che costa, che comunque si vanno a spendere anche perché è molto molto duttile. Un giocatore che po voi potete mettere COC, AT e ATT. E comunque non è da tutti. Voi potrete dire sì, anche gli altri COC bene o male si possono mettere sia AT sia ATT. Ok, vi do ragione, ma comunque voi andate a mettere un ATT che può fare tutto, può segnare, può passare, può fare di tutto, mentre gli altri comunque hanno solo magari la velocità, il tiro, nient'altro. Allora, iniziamo dai pro di questo giocatore, che sono praticamente quasi tutte le sue statistiche, a parte nessuna, praticamente tutte le sue statistiche. Infatti la velocità è praticamente ottima, ottima perché comunque ha un 90 di accelerazione, un 90 di sprint speed per 90 in carta. Cosa posso dire? È un giocatore davvero velocissimo, madonna, è velocissimo, è imprendibile. Quando va in velocità è imprendibile. E appunto, dopo la velocità, vi è l'agilità, che comunque voi lo sapete, i giocatori agili io li adoro perché sono più veloci di quello che appare in carta. Perché non so se avete notato, ma se voi avete un giocatore che sì, magari ha 92 di velocità, ma magari ha 70 di agilità, non ha poi effettivamente in game 92 di agilità, ma più 85. Quindi si abbassa molto di più la velocità. Un giocatore lento, cioè poco agile, ci mette molto molto a partire. Anche se comunque ha 90 di accelerazione, 90 di sprint speed. Almeno questo è quello che io noto dai giocatori veloci che hanno un poco di agilità. Non è il problema, non è il caso di Di Maria, perché lui conta in tutte e tre le statistiche, quindi accelerazione, agilità, no? E sprint speed 90, quindi ci andate proprio alla grande. Il tiro di Di Maria è forse la statistica che più mi ha sorpreso, perché io mi aspettavo un tiro molto improntato a questo gioco, quindi non buono. Non so se avete notato, ma su FIFA 15 io fa... almeno per quanto mi riguarda, faccio davvero molta fatica a tirare, i miei tiri sono spesso molto molto imprecisi e i long shot non mi vengono in assoluto. Con Di Maria ci ho sparato qualche long shot davvero incredibile e 79 di tiro, una statistica che per quello che si rivela in gioco si può dire bassa, ok? Si può dire bassa. Infatti ho messo il tiro in generale perché ogni sfumatura del tiro di Maria è ottimo. Infatti la potenza tira è rilevante, è davvero rilevante. Ha un tiro potente, ha una mina, un tiro davvero potentissimo. Un buonissimo 83 di tiro a giro, che è molto buono, infatti si vede in game che ha un buon tiro a giro. La finalizzazione devo dire che è 75, però poco più dimostra, perché sì, mi ha sbagliato qualche gol, però spesso davanti all'area me li fa, quindi anzi al portiere, scusate, davanti al portiere me li fa. E poi cos'altro? Long shot 79, anche qua mente la statistica, perché io qualche long shot ce l'ho fatto, e quindi più che 79 mi è sembrato un 83-84. Lo dico, il tiro mi è piaciuto. Il dribbling con la velocità e il dribbling appunto sono le due statistiche che più sono rilevanti in questo giocatore. Perché noi abbiamo contato cioè contiamo un 86 di controllo palla, un 88 di dribbling e 4 stelle skill moves. Perfetti, perfetti. Il controllo palla è ottimo. Infatti poi vedrete nella schermata finale dribbling, ma ci metto anche il controllo palla perché il controllo palla fa appunto parte del dribbling. 86 di controllo palla, la palla non la perde mai, semplicemente non riesce a perderla, e quando la perde
È subito lì, va subito a mordere l'avversario, le caviglie dell'avversario, infatti 3 promette anche l'aggressività, ma ne vedremo dopo. Quindi controllo palla ottimo e il dribbling davvero eccezionale. 88 di dribbling, l'avversario lo scarta che è davvero, cioè, ci mette 2 secondi. Le skill sono davvero veloci e agile. Ragazzi, il dribbling è ottimo, punto e basta. Vabbè, ovviamente ci metto anche le 4 stelle skill. Si possono fare più skill rispetto a un Tier 5 skillers, quindi niente più. Appunto, volevo vedere un attimo l'aggressività, perché questo giocatore ha 76 di aggressività in carta, ma quando perde palla in gioco è subito lì che morde l'avversario per riprendersela, e 3 volte su 5 se la riprende, ed è una cosa che a me piace davvero molto nei giocatori, appunto l'aggressività. Poi, per ultimo, non per importanza, il passaggio, ragazzi, perché ovviamente come COC deve servire, come comunque sia trequartista, deve servire a modo le punte. Io, più che trequartista, l'ho visto, almeno per quanto l'ho usato io, come attaccante aggiunto, perché mi ha fatto 11 gol in 10 partite e neanche tanti assist, infatti ne ha fatti 5. Però sono più io che volevo fare, più divertirmi con questo giocatore. Però quando voi la passate, scusate questa ripetizione di però, la passate bene, la passate davvero bene. Infatti 83 di passaggio e ci ho fatto dei buoni assist con lui. Comunque 91 di cross non è affatto poco. 82 di passaggio corto, 81 di passaggio lungo e appunto 91 di cross, che sono delle statistiche davvero, davvero buone. Per quanto riguarda il contro, non ho molto da dire, oltre le 2 stelle piede debole, che comunque hanno sempre caratterizzato il male di Maria, abbiamo il prezzo, ragazzi, perché sì, vale i soldi che si vanno a spendere, ma comunque si va a spendere una bella cifra. Infatti se parliamo di PlayStation parliamo di 200.000 crediti, invece se parliamo di Xbox già molto meno, infatti meno di 60, meno 60k, quindi 140. E sono comunque delle spese che si vanno a affrontare un po' scettici devo dire. Io vi dico che li vale i soldi che si vanno a spendere, quindi ci andate calmi. E cos'altro? Le alternative ci sono, però vi devo dire che essendo comunque io un amante del rapporto qualità-prezzo, vi dico in assoluto che tutti gli altri COC della Barclays non fanno neanche Di Maria. Quindi c'è da spendere sì 140.000, ma prendete davvero davvero il migliore. Il migliore, che è un giocatore che vi può cambiare le partite. Spero davvero di avervi fatto cambiare idea o comunque di avervi dato un'infarinatura su questo giocatore. Io vi raccomando di lasciare un bel mi piace, una bella recensione da 8 minuti, però l'ho voluta davvero. L'ho voluta fare davvero grande, grossa, perché volevo davvero parlarne bene di questo giocatore. Spero vi sia piaciuta, io vi esorto a lasciare un bel mi piace e ci vediamo al prossimo video. Ciao!